Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in blog della Mela, episodio 51. Quest'oggi andiamo a vedere insieme l'installazione, andiamo a vedere le novità apportate da iTunes 9, che era già disponibile da ieri sera sul sito dell'Apple come l'aggiornamento al software 3.1 dell'iPhone. Allora, apriamo appunto l'installer di iTunes, benvenuto, introduzione, continua, continua, continua. Accettiamo licenza d'uso, la destinazione dell'installazione naturalmente MacBook HD, installazione sono necessari 37,3 MB di spazio, facciamo continua, verranno occupati, facciamo installa, la password utente, un attimino. Ok, perfetto, inserita. Sta effettuando l'installazione. Che dire, ha portato sicuramente molte novità ben attese da questo iTunes 9, appunto adesso ci permetterà di poter gestire meglio anche l'iPhone, non più se, per quanto riguarda appunto la gestione delle applicazioni tra le varie pagine. Non dovendo più stare col dito a spostare l'icona, ma potendo fare tutto attraverso il Mac con il mouse, che sicuramente è molto più pratico e rapido da fare. Dopo, appunto, la novità è il Genius Mixes, ovvero appunto implementata la funzione Genius, il quale appunto vi produrrà le canzoni di quel determinato genere molto meglio, diciamo, comunque dopo vediamo insieme. E dopodiché hanno implementato la funzione home sharing, che vi permette appunto di condividere la vostra libreria sia musica, sia foto, sia musica, scusate, foto no, musica, filmati, video, e addirittura applicazioni. Se magari in una Mac c'è configurato un iPhone, da quell'altro un iPod Touch, si possono condividere anche le applicazioni, potendole anche copiare nel proprio iTunes, cosa che appunto fino adesso non era possibile, quando sì, c'era già la condivisione come si dice, delle librerie, ma non si poteva non poteva venire la copia. Chiudiamo. Eccoci qua, dove aver finito. Apriamo iTunes e vediamo subito. Allora, accettiamo la licenza software. Allora, aggiorna la libreria. Come possiamo vedere, le prime modifiche, ora l'interfaccia grafica mi sembra un attimino cambiata, questo grigio, un attimino, aspettiamo l'aggiornamento della libreria. Ok, l'interfaccia grafica mi sembra decisamente un po' cambiata, cosa che comunque ci sta bene. Dopo appunto quello che è cambiato maggiormente è la barra, ecco qua, proprio benvenuto. Come si fa? C'è il messaggio di benvenuto per applicarlo, cosa va bene, che lo vedremo prossimamente, ma non c'è bisogno. E dopo appunto è modificato qua un attimino, le grafiche delle icone sono cambiate. È stato implementato anche il servizio di suonerie, appunto adesso ci sono più di 30.000 suonerie da poter scaricare, ma cosa mi sembra un po', diciamo, stupida, in quanto con 99 centesimi potete scaricarvi direttamente la canzone e poi attraverso GarageBand potete effettuarvi la vostra suoneria del pezzo, cosa che avevo già fatto vedere precedentemente nel blog, in un episodio. C'è appunto la condivisione in famiglia, dove appunto è della tua famiglia, tra i computer presenti in casa, iTunes può trasferire automaticamente nuovi acquisti o selezionare solamente gli elementi che desidera. Qua devo inserire la password di condivisione, adesso è attiva, perfetto, io ho attivato. Sì, la condivisione a quanto pare però richiede un account MobileMe o comunque un account Apple, perciò è già disponibile, guardate, è già partito, neanche l'averlo programmato.
potete già trovare appunto il keynote dell'Apple dell'evento di ieri, già scaricabile direttamente. Cos'altre modifiche hanno apportato? Vediamo. Allora, per quanto riguarda adesso in questo momento, ora poi vediamo preferenze. Qui non c'è niente da cambiare, comunque qua vi lascio a voi. Comunque questo adesso informazioni su questo iTunes, la versione 9.0. Genius, vediamo un attimino se accede rapidamente al servizio. Abbiamo il Genius, vediamo se cosa mi chiede. Anche qui mi chiede l'account, beh, lo farò con calma più avanti, senza diventare. Ora, in questo caso, adesso qui purtroppo qui ci sono le applicazioni e vedo che è cambiata l'interfaccia anche qui della grafica. Comunque adesso purtroppo l'iPhone ce l'ho giù, non ce l'ho più a portata di mano. Appena farò l'aggiornamento del sistema dell'OS 3.1, vedremo anche insieme tutto quello che riguarda appunto la gestione delle applicazioni attraverso appunto iTunes. Che dire, insomma, ho portato molte novità, molto interessanti. Adesso buona navigazione e buon divertimento nell'applicazione. Per oggi è tutto, ragazzi, non ho altro da dirvi. Lo Snow Leopard è ancora qui sigillato. Non lo so, ho avuto un attimo con tempi, riesco a malapena a fare. Già ieri sono uscito per fortuna a seguire l'Apple Event, perché se ho finito giusto a un quarto alle 7 di là di lavorare. E comunque appunto spero entro questa settimana almeno di poter installare anche a me Snow Leopard. Vi ringrazio per l'attenzione, ci sentiamo alla prossima. Ciao!